Il comune di Pesaro ha ottenuto finanziamenti per 45 milioni di euro finalizzati a riqualificare tre aree della città inserite nel bando del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Per elaborare i progetti, l'amministrazione comunale si avvarrà del supporto degli studenti attraverso la firma del protocollo d'intesa tra Comune, Collegio Provinciale dei Geometri e l'Istituto Bramante Genga. Il vice sindaco Daniele Vimini illustra i tre progetti Pinqua. L'asse del centro storico via Mazzi di Castelfidardo, di San Benedetto e anche tutto il progetto che riguarda i borghi e le colline. Chiaramente è una bella sfida per noi, sia il coinvolgimento degli studenti su quello che sarà un po' la città del futuro e una partnership con il Collegio dei Geometri, perché saranno poi anche i professionisti investiti direttamente nella sfida, perché ricordiamo che i tre progetti Pinqua sviluppati genereranno complessivamente oltre 20 cosiddetti CUP, cioè singole unità di intervento, per cui dovremo fare poi delle gare, degli affidamenti anche in termini abbastanza rapidi per sviluppare la progettazione, perché poi diciamo, la fase della progettazione dovrà terminare per la primavera prossima e poi iniziare verosimilmente le gare e i lavori. Quindi anche qui avere più sinergia possibile tra i professionisti sarà elemento di qualità e di velocità. In più c'è tutto il tema legato in particolar modo al Bramante Genga per quello che riguarda le esercitazioni, il lavoro didattico che fatto tante volte, insomma, l'istituto ha fatto anche su temi della città.